Buonasera siciliani e siciliane e bentrovati al TG Antudo. Oggi è il 1º maggio. Quella che per molti è solo una giornata rossa sul calendario rappresenta in realtà la festa dei lavoratori. Una giornata in cui troppo spesso, ipocritamente, si ricordano le lotte del passato, quelle che hanno portato i lavoratori e le lavoratrici a guadagnare maggiori diritti. E lo si fa mentre quotidianamente la dignità di chi lavora viene calpestata. Quest'anno non possiamo non riferirci agli operatori sanitari sacrificati nei momenti peggiori di questa pandemia, senza protezioni né garanzie che abbiamo per mesi chiamato eroi. Ai lavoratori e alle lavoratrici della grande distribuzione, oggi sciopero, costantemente esposti a contagio, ma lasciati ultimi nell'elenco delle categorie da vaccinare. E ancora a quelli che un lavoro non ce l'hanno più, come i lavoratori dell'ex Auchan di Carini, chiuse poche settimane fa nel silenzio e nel disinteresse delle istituzioni, o quelli della Rinascita Picchettini dei cantieri navali di Palermo, di cui spesso vi abbiamo parlato. E poi ci sono tutte quelle categorie che in queste settimane sono tornate in piazza contro i provvedimenti dei governi. Lavoratori dello spettacolo, ristoratori, operatori turistici, palestre, ambulanti, che da più di un anno sono costretti a tenere chiuse le loro piccole attività, in cambio di pochi aiuti, totalmente abbandonati dal governo regionale e nazionale. Nel frattempo, i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL festeggiano il 1º maggio con ENI, principale sponsor del concerto romano, nonché multinazionale di Stato che da decenni distrugge e inquina i nostri territori, generando desertificazione e l'indebolimento di importanti settori produttivi come la pesca, l'agricoltura e il turismo. Tante contraddizioni che ci spingono a voler tornare, almeno col ricordo, al 1º maggio del 1891, quando a Catania nascevano i Fasci Siciliani dei Lavoratori, un movimento rivoluzionario che si è diffuso in Sicilia fino al 1894. Un'organizzazione composta da braccianti agricoli, minatori, lavoratori della marineria e operai che protestavano contro i proprietari terrieri, la classe benestante e lo Stato italiano che appoggiava i loro soprusi. Diedero vita a maestosi scioperi e manifestazioni e a loro si ispirarono analoghe organizzazioni in Calabria, a Napoli e nell'Emilia. Proteste simili alle loro scoppiarono anche in Puglia. Un movimento che fece paura allo Stato italiano. Dopo un'ondata di scioperi dovuti alla crisi agraria del 93, infatti, furono repressi nel sangue dall'esercito per ordine del governo del siciliano Crispi. Abbiamo bisogno di ricordare esperienze come queste, mosse da uomini e donne che non abbassarono la testa e hanno lottato per ottenere ciò che gli spettava, ciò che lo Stato gli negava. Certo, sono cambiati i tempi, ma la necessità di lottare per cambiare le cose in Sicilia è rimasta. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e in replica alle 20 e alle 21:45 su TVM, al canale 18 del Digitale Terrestre.